Sono Gianni Calvi dell'Olio Calvi qua di Imperia, e Olio Calvi è anche Olio Novaro, due aziende che si presentano qua insieme a Tutto Food. Utilizziamo lo stesso frantoio in comune, si trova ad Imperia a Ponte d'Assio, e siamo aziende specializzate sull'olio derivato Giasca soprattutto, aziende di forte tradizione familiare, molto, molto diciamo antiche, e votate soprattutto verso il prodotto di qualità, mercati del prodotto scelto, insomma, di qualità sia in Italia che in Europa. Questo è un po' il quadro velocissimo di quello che siamo. Abbiamo il monocultivar derivati a Giasca, che è questo qua, in questo caso, questo nell'altro caso. Abbiamo anche olio extravergine di oliva DOP, in questo caso certificato DOP. L'oliva, la cultivar, è sempre taggiasca. La differenza sta nel fatto che la DOP chiaramente è certificata, c'è una garanzia di qualità per quello che riguarda proprio l'origine territoriale del prodotto. È un qualcosa di più. Poi l'olio in realtà nella bottiglia è sostanzialmente molto simile, o anzi lo stesso, però la DOP dà una garanzia in più al consumatore. E poi abbiamo delle selezioni speciali che non contengono solo il taggiasco, per esempio questa. In questo caso sono diversi cultivar italiani che si sposano insieme, sono prodotti ideali per l'uso di tutti i giorni in famiglia, chiaramente prodotti a bassa acidità e soprattutto italiani, perché sembra strano, ma oggi l'origine italiana è solo una piccola quota di quello che va a finire sulla tavola del consumatore. E poi dopo prodotti, diciamo così, di contorno, ma importanti, come per esempio il pesto. Poi qua abbiamo le olive taggiasche, che sono molto apprezzate, denocciolate come in questo caso in olio, oppure anche in salamoia. Sono prodotti che ultimamente sta riscuotendo un grande successo, soprattutto dalla parte della ristorazione di alta qualità. Sono richieste un po' in tutto il mondo, in Europa ma anche negli Stati Uniti. È un'oliva, la taggiasca, ricordo che si trova nella Liguria occidentale, è proprio tipica nostra. È arrivata secoli fa con i monaci benedettini, sembra sia un cultivar originario della Palestina in particolare. E beh, poi solo col marchio Calvi abbiamo anche il tonno, le acciughe, voilà, questo è un po', in realtà per i prodotti a catalogo sono tantissimi, è una stupidata, c'è anche la saponetta all'olio di oliva, questa è una stupidaggine, però ha un suo perché in realtà il sapone si fa con lo scarto dell'olio, con l'olio che non si utilizza per il consumo, ed è un prodotto molto antico che va un po' assieme al quello che è l'olio. Un po' come se fosse, che so, certi animali che ne seguono poi degli altri.